Allora, Giancarlo Dall'Aglio, andiamo con le domande o vuoi analizzare qualche altro mercato interessante a tuo giudizio? So che ci sono sempre Dai, domande da parte diamo dei spazio ai telespettatori. telespettatori. Caffè, visione long? Caffè, visione neutrale, nonostante i prezzi siano interessanti in assoluto, siamo circa 125,20 per il caffè sulla prima scadenza future disponibile. Sul caffè sappiamo, diciamo, guardando i prezzi nello storico degli ultimi 10 anni, che la fascia fra 120 e 100 normalmente è una fascia interessante per acquistare. Eppure i fondamentali ci dicono che probabilmente i rialzi sono sempre buoni per vendere questa commodity, perché il raccolto, quello che appunto si sta realizzando proprio adesso e che verrà immesso sul mercato a breve, parliamo del raccolto brasiliano, è un raccolto ancora una volta molto abbondante. L'anno prossimo, perché naturalmente poi si comincerà a muovere i prezzi in funzione del raccolto 2018-2019, sarà un anno on per il caffè, che ha un ciclo biennale, e significa che le piantagioni di caffè dovrebbero rendere ancora meglio rispetto all'anno che si è appena concluso. E questo significherà probabilmente, se non ci saranno intoppi di tipo climatico, significherà un raccolto ancora più abbondante, forse addirittura record, sopra i 60 milioni di balle per quanto riguarda il Brasile. Gli altri paesi stanno anch'essi producendo, diciamo, in maniera importante. La Colombia, ricordiamo che produce un caffè di alta qualità, e dalla parte del Vietnam in questo momento non ci sono particolari problemi. Il Vietnam invece è il primo produttore di caffè robusta, che non è la qualità che invece viene trattata sul mercato americano, e cioè quella che viene anche tradata dai nostri amici telespettatori che si cimentano su questa commodity. Direi quindi di porre attenzione, anche se in questo momento stiamo per entrare in stagionalità rialzista sul caffè, proprio perché ci si prepara ad avere il raccolto disponibile e poi a venderlo. Quindi normalmente in questo periodo dell'anno i prezzi magari tendono a salire per un minimo di premio a rischio sul fatto che ci sia poi alla fine qualche intoppo, qualche diversità fra la proiezione delle scorte e il dato reale finale. Ripeto però, normalmente sono portato a, diciamo, intraprendere operazioni non rialziste ogni volta che il prezzo sarà fra i 135 e i 145. Allora, buongiorno, chiedo cortesemente analisi tecnica del cacao. Ennio, prego, cacao. Il cacao è Caffè. interessante in questo momento, in questa fase, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane. Abbiamo avuto una lunga lateralità del prezzo dall'inizio del 2017, ne abbiamo parlato spesso quest'anno, soprattutto perché il cacao ha raggiunto prezzi che non si vedevano da 10 anni. Ha prima testato il livello a 1860, minimo del 2008, poi addirittura ad aprile ha provato ad andare un po' più giù, andando a rompere questo livello e scendendo di circa 100 punti fino a 1760. Questi sono livelli chiave di supporto per il cacao. Cosa è cambiato da metà agosto fino a oggi? Possiamo vederlo anche nel grafico, c'è una configurazione nettamente rialzista, anche se rimaniamo poi nel ampio trading range fra 2100-2002 e 1800 come parte di supporto. È cambiato che lo scenario per la Costa d'Avorio è migliore, nel senso che si stanno erodendo un po' le scorte ampissime che erano state accumulate da parte degli agricoltori. È cambiata anche un po' la proiezione per il nuovo raccolto per il prossimo anno, 2018. Proiezione inferiore di circa un 10-15% rispetto alle prime aspettative, e soprattutto quello che è successo, ed è una cosa normale che succeda quando i prezzi sono particolarmente interessanti, è aumentata la domanda, soprattutto dall'Europa. Questa è una buona notizia. Insomma, quando i prezzi si abbassano, i commercial comprano quelli che importano e vendono invece quelli che producono oppure che esportano. Questo ha portato il caffè diciamo, assumere un canale rialzista abbastanza interessante. In questo momento vengono sempre mantenuti i minimi di questa trend line
rialzista ascendente. Attenzione, perché siamo vicinissimi a un livello chiave già testato diverse volte, cioè il livello di 2100. Dopodiché c'è la resistenza importante al 2002, cioè il massimo di marzo, ed eventualmente poi si potrebbe aprire la strada per ulteriori rialzi per questa commodity. Ufficialmente siamo ancora in trading range, però negli ultimi due mesi e mezzo sono interessanti questi punti rialzisti che via via stanno prendendo piede. Allora, wheat, soia, gold, live cattle, cosa vogliamo analizzare? Cominciamo con le granaglie, se sei d'accordo. Wheat? E quindi wheat, che è una commodity su cui avevo raccomandato di prestare attenzione, nonostante gli spunti rialzisti avuti soprattutto nel mese di settembre. Siamo ritornati quasi ai minimi di agosto, c'è un doppio minimo in formazione ad ottobre. Il giorno 12 sono usciti i dati dell'USDA, del Dipartimento per l'Agricoltura americano, che hanno evidenziato come ancora una volta vi sia abbondanza di questa commodity sul mercato, sia a livello degli Stati Uniti sia a livello di prodotto globale, e quindi non vi sono motivi particolari per cui il prezzo dovrebbe salire nel breve. Le cose potrebbero cambiare da inizio anno in poi, perché a questo punto si comincerà già a pensare al prossimo raccolto, e con i prezzi che ci sono stati quest'anno sia sul wheat che sul corn, e quindi sul mais, è auspicabile una diminuzione delle intenzioni di semina da parte dei principali agricoltori americani. Questo porterebbe naturalmente alla possibilità di vedere prezzi più alti. Non è però ancora il momento, quindi attenzione, bisogna pazientare, perché la mia idea è che ancora per qualche mese si possa restare su livelli piuttosto bassi.